Bentornati a una nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Oggi faremo un piatto toscano, gli gnudi. Gli gnudi sono praticamente una specie di gnocchi, però il composto è il ripieno che normalmente facciamo nel tortello, nel raviolo, però senza la pasta intorno. Poi vi farò vedere di cosa parlo. Intanto andiamo agli ingredienti, che sono ricotta fresca, degli spinaci freschi sbollentati e tritati, del parmigiano, della farina, della noce moscata, dell'uovo, cipolla, questa è una fonduta di fontina e parmigiano, e della salvia che ci servirà per decorare, infine del sale. Ed ora andiamo alla preparazione degli gnudi. Allora, iniziamo con la ricotta. Ricotta potete scegliere di pecora, potete scegliere di mucca, dipende da come vi piace. Di pecora è un po' più saporita, poi dipende dai vostri gusti. Gli spinaci, mettiamo della cipolla fresca tritata, un po' di noce moscata, del parmigiano, l'uovo e un po' di farina che farà da legante. E andiamo a lavorare il tutto. E l'uovo faranno da legante, quindi non vi dimenticate di metterla. Mettiamo un po' per volta in modo che non faccia grumi. L'impasto è praticamente pronto. Ora gli daremo una forma. La forma potete dargliela piccola, grande, come preferite. Gli gnudi sono pronti, è un impasto molto delicato, quindi andremo a bollirli. Non è una pasta o comunque un primo piatto che si può saltare in padella, perché essendo delicato altrimenti si romperebbe tutto. Quindi vanno bolliti e poi la salsa va messa o sopra o sotto, comunque molto delicatamente. Andiamo alla cottura. Allora, andiamo a cuocerli. Acqua salata, delicatamente li adagiamo in acqua, li facciamo prendere bollore, la cottura è molto veloce, perché non ha pasta, quindi è solamente la cottura della ricotta e degli altri ingredienti. Quando vengono a galla praticamente sono già cotti. Dobbiamo essere molto delicati nel tirarli via dall'acqua. Sono
sono un po' laboriosi, però il sapore è ottimo. È anche una cosa diversa da fare a casa. Ed ora li andiamo ad impiattare. Qua, in questo caso metto della fonduta calda sempre. Vado a concludere con delle foglie di salvia. Il piatto è pronto, gnudi con fonduta di fontina parmigiano, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Thank you.